una proposta che verte su tre punti: quella avanzata nel corso del coordinamento regionale per la sicurezza organizzata da UIL Friuli Venezia Giulia, che si è tenuto nella sala Piccola Fenice di Trieste. Per prevenire quanto più possibile gli infortuni sul lavoro, 22 lo scorso anno in regione, raddoppiati rispetto all'anno precedente, al primo posto è imprescindibile la formazione, così come ribadito dall'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolen. Fondamentale poi l'uscita dal sistema della precarietà, in cui viene indebolito il rispetto delle regole. Altro punto, quello dell'introduzione di una patente a punti per le imprese, in parallelo a quella di guida, che decurti la valutazione delle aziende in cui avvengono infortuni. Una richiesta che non riguarda solo il settore edile, ma tutto il mercato, dalla logistica fino all'agricoltura. Un'azienda dove muoiono persone sul lavoro è un'azienda che ha responsabilità per questo, perché manomette i sistemi di controllo. Ma può ad esempio partecipare agli appalti pubblici? Beh, noi diciamo di no. Una struttura che dovrebbe coinvolgere l'intero mondo del lavoro, dall'INAIL al Ministero, dalle aziende alle ASL, ma che ha ancora molti passi da fare. Nell'interlocuzione col governo siamo delusi dal fatto che ci sono degli incontri informativi e non dei veri e reali confronti condivisi che vanno a affrontare il tema della sicurezza, che dovrebbe riguardare tutti e quindi dovrebbe essere super partes da condividere tutte le parti coinvolte. Sottolineata anche la necessità di controlli sul campo. Mancano controlli perché ci sono pochi ispettori. Il governo ha detto che si sta attivando, le assunzioni le faranno, ma purtroppo l'urgenza è immediata, perciò c'è bisogno di farlo immediatamente. I controlli sono pochi, soprattutto nei settori più a rischio, come l'edilizia ad esempio.